Cibus 2018, ci troviamo allo stand della San Carlo Gruppo Alimentare e siamo con i due testimonial della nuova campagna che coinvolge il mondo dell'Horeca. Ci troviamo in compagnia di Bruno Vanzan, buongiorno Bruno. Buongiorno a voi. E Roberto Valbuzzi, che intanto invitiamo a salutare. Ciao a tutti, buongiorno. E spiegateci perché siete qui. Cominciamo da Bruno. Parto io. Allora, intanto buongiorno a tutti. Noi siamo qui in veste di testimonial, come già detto, ma soprattutto per far degustare le nuove ricette, quindi 6 nuove ricette da parte mia in quanto esecutore di cocktail e di Roberto in quanto, diciamo, creatore di Rustica Ricettata, e quindi faremo assaggiare le nuove 6 ricette create per l'occasione per il 2018 agli ospiti che verranno qua al Cibus. Roberto, come nascono queste ricette? Ci pensi di notte fra le 2 e le 4 del mattino, dopo pranzo, la domenica mattina come esci dalla mensa? Quando ci pensi? Allora, nascono in generale dalla curiosità di voler creare, dare dei consigli su quello che sono l'abbinata perfetta tra il drink e il food per quanto riguarda un aperitivo. E questo è. In più poi nascono dalla curiosità di imparare da lui ciò che mette all'interno dei suoi drink e quindi di cercare di trasformarlo in qualcosa di food, quindi da mangiare, solido, e quindi di creare il matching perfetto tra le due cose, con esplosioni di equilibri di sapori che ti permettono di vivere l'aperitivo in un modo un pochino più originale. Un connubio, direi, praticamente perfetto. Come riuscite ad andare d'accordo? Ma quando ti propone le ricette e dici no, aspetta. La cosa molto bella è che San Carlo ha fatto due cose, secondo me, vincenti, cioè quella di percorrere questa nuova strada dallo scorso anno, cioè di accompagnare la rustica ricettata a quella che sono dei cocktail, e poi farci incontrare, perché è nata anche un'amicizia non solo professionale ma anche umana, e quindi andiamo sempre e spesso d'accordo su quelli che sono gli argomenti. Qual è la tua città d'origine? Mia è Roma, però ho trasferito a Milano come città che mi ha adottato un po' lavorativamente parlando. E la tua invece, Roberto? Varese come città di nascita. Io adesso vivo a Mornago, che è lì vicino, però sempre Varese è. Originariamente però sono valtellinese, nel sangue mi scorre sangue valtellinese. Ecco, e indipendentemente dalla vostra professione, riuscite a trovare un'ora per andare a parlare di pallone, scacchi, donne, automobili? La troviamo. Pochissime, perché ce ne sono veramente poche, però sono di qualità quelle che troviamo, e soprattutto noi ci divertiamo anche sul posto di lavoro, nel senso professionale del termine, ma comunque sia non manca mai il sorriso, la battuta e il nostro momento, insomma, per star bene, ecco, insomma, per creare armonia nella squadra. Quando si vive e lavora a 360 gradi come lo facciamo noi, inevitabilmente bisogna anche divertirsi, e io dico sempre che il nostro mestiere non è un ripiego, è una scelta consapevole, e quindi una volta che si sceglie va vissuto a 360 gradi con tutta l'energia, l'amore, la passione e la dedizione del caso. Beh, e allora ringraziamo Bruno, che è tu sei campione del mondo. Sì, sono 2 volte campione del mondo della mia carriera, una come flair bartender, che vuol dire le evoluzioni che creiamo dietro al banco bar, e lo scorso anno a Tokyo come il miglior cocktail al mondo. E allora grazie Bruno, grazie Roberto. Grazie mille a voi. E noi continuiamo qui al Cibus con le tantissime novità da andare a documentare con telecamera e microfono per Horeca TV e Horeca News. Non andate via. Ciao Bruno, ciao Roberto. Ciao.